paese? Un'isola. Ma ne abbiamo troppe di isole. Sbaglio. Andiamo, va. I was a young man starving and drinking and trying to become a writer. And I remember that apartment that smelled of mice and dust, and the old woman with the pretty legs, all the kisses that I lost to your neck. I am a tennis player playing on both sides of the net. Read my lips, a sculpture is a sculpture. Marmalade is marmalade, and the sculpture of marmalade is a sculpture, but it isn't marmalade. L'idea del presente oggi è anche una coesistenza di tante temporalità, cioè uno che viene a visitare la Biennale di Venezia, al di là anche della mostra internazionale, ma che visita gli 88 padiglioni nazionali, è chiaro che si fa un'idea in cui essere contemporanei non è la stessa cosa in tutto il mondo, e anzi ciò che credo che rende molto eccitante la visita alla Biennale di Venezia, e non solo la mia mostra, è questa sensazione di vedere il presente declinato in tante temporalità diverse. I was already born on an island, so there's a certain sense of isolation that's kind of echoed in Venice. There's tons of disadvantages of being from a small country. Maybe resources is not as much. There's no established set of artists that people can kind of relate you to. But one of the advantages is, you know, you get to kind of dictate some of the pace. So fortunately, I'm able to work with a lot of my own crew, you know, kind of all my friends and family. You know, some countries are underrepresented, and some countries in some cases might even be overrepresented, like too much exposure. And some, in a very kind of beautiful way and poetic way, the Biennale was, I guess, sensitive to that, and that's how we ended up in this spot. The space, the location is important, because we need to be seen, and I know the collateral events or events outside of Arsenale Giardini have a more difficult viewing audience, because people don't want to make the track to go. So it was important that we were in this space between Italy and the press office. We started working maybe 3.5 years ago. And so everything that you will be saying is, or that people will be saying later on, will be a result of this 3-year process. Yeah, let's do it. Whoops. When you walk in, there's actually a room that you walk into. You can see from the blue tape that's a part of where the room's gonna begin and end. Like, so when you walk in, this is a totally black room. And there's 3 exploding neon works that will be in this room. When I say exploding, I mean these text pieces that are fragmented. What'll happen then is you'll walk into this 14-channel video installation. This piece called Magnetic that we shot at the North Pole. So when I was at the pole, we set up tripod at the actual North Pole. And I'm walking a few degrees away from the pole. And I'm creating these last steps. I have a camera mounted to my back also. So that's what this will be, is the camera on my back. So all you'll be seeing on the outside is the horizon. And I'm getting closer to the pole. And what you'll see on this side is when I arrive. So if you're a viewer and you're standing, so let's say you're standing in the middle of here, you'll be standing at the pole. Okay. So that's that, and then there's the 3 drawings on this wall, and then is where the one clone piece of ice from the North Pole is going to be. They'll exist in small sort of black freezer units, and we won't tell the viewers which one is from the pole and which one's been created in the laboratory. Correct.
Io ho voluto fare questa mostra e magari verrò preso a sassate quando anche gli artisti vedranno questa intervista. Non ho scelto la qualità, cioè, e questa è anche una piccola provocazione. Era che non volevo dire questi sono i 100 artisti di domani o questi sono i grandi artisti di oggi. Non è una mostra in cui si distingue tra il buono e il brutto, è una mostra sui tentativi spesso falliti di sapere, vedere, conoscere tutto e in particolare di come la conoscenza avviene attraverso le immagini e quindi di conseguenza di come immagine e immaginazione convivono dentro di noi e come e quale sia lo spazio che oggi è concesso alle immagini, diciamo interiori, le immagini che ci portiamo dentro, quando si misurano con una società che è sempre più, diciamo, colonizzata o inquinata da immagini artificiali. È una mostra in cui non ci sono solo artisti, è una mostra in cui la relazione tra l'insider e l'outsider, tra chi è un professionista e chi è un autodidatta, è costantemente messa in discussione, al punto che ci sono grandi artisti che sono figure centrali ma che vivono anche in una sorta di isolamento orgoglioso e sono appartati e sono outsider anche se sono professionisti. Quando si tratta di nuove produzioni ci sono aspetti pratici diversi, in alcuni casi mi tocca anche cercare i fondi o il modo per aiutare l'artista a realizzare la sua opera, in altri c'è una sorta di patto tacito in cui ovviamente io posso spingere in una certa direzione, ma poi il mio ruolo e il ruolo dell'artista è anche di spingere nella direzione più inaspettata, quindi magari ci sono anche momenti di scoramento, liti, in cui dici ma no, perché fai questo? Però il mio lavoro è anche alla fine il beneficio del dubbio, cioè io devo anche farmi da parte e è l'artista che comanda. Credo il bello di fare una mostra a tema è anche questo, che io posso proporre i temi, posso creare la struttura, posso cercare anche una partitura sempre più ferrea, però la mostra deve a un certo punto indietreggiare di fronte all'opera e quello, le mostre che a me piacciono sono proprio quelle in cui c'è un continuo equilibrio o squilibrio tra la mostra come totalità, che magari è più grande delle parti, e però l'opera che distrugge la griglia, cioè se tutto fosse un catalogo così, allora tanto vale non farla, insomma. Io sono stata chiamata, diciamo così, con un po' di anticipo, però anche sapendo che in un certo senso faccio dei lavori che sono a lungo termine. Il lavoro è molto rischioso perché coinvolge il carcere femminile, la casa di reclusione femminile della Giudecca a Venezia, e in qualche modo si relaziona con queste due istituzioni che sono il carcere e la Biennale, mediando anche quelle che sono le loro necessità, che significa tanta instabilità e burocrazia per il carcere, tanta necessità di avere tutto immediatamente per la Biennale. Quindi in un certo senso questo è un po' la problematica di portare un lavoro del genere all'interno della Biennale, però è anche un po' il rischio che in parte il curatore ha deciso di prendere, però sicuramente io come artista. L'andamento dell'arte in questi ultimi anni è il voler, come dire, il disegno 3D 3 mesi prima. Quindi in un certo senso non ti lasciano la libertà di, non dico di cambiare progetto, ma di contestualizzarlo nella maniera più organica possibile. Penso che tu, curatore, sei interessato a anche delle, come dire, non dei dati tecnici o dei dati funzionali, ma dovresti essere interessato a quello che è lo sviluppo anche di una visione, quindi cosa ti porta questo lavoro all'interno della Biennale. La narrazione è data dal curatore. È chiaro che poi c'è una certa libertà, però è comunque vincolata da questa narrazione che è precostituita. Quindi c'è questo controllo rispetto all'opera che metti dove, in relazione con cosa. Per il momento io sono a zero budget, cioè nel senso che non è stato dato un budget di produzione, non è stato dato un budget in generale. In ogni caso tutte le mostre sono in qualche modo in questo gerarchiche, quindi c'è una differenza tra artisti affermati che vengono invitati e che richiedono un budget che sia già stanziato e artisti magari più giovani che in qualche modo parte quello che chiamano il fundraising,
che non è più un fundraising solo da parte della Biennale o di fondazione o della galleria, ma diventa un fundraising in cui l'artista è responsabile. Siamo in 5 in famiglia che lavoriamo, solo la famiglia, ma ce ne vorrebbero molte di persone. Una volta abbiamo cominciato portando la verdura al mercato, all'ingrosso, e poi pian piano abbiamo trovato una via migliore, secondo noi, di portare direttamente alle famiglie le spese. Loro ordinano via mail o via telefono e noi 2 volte alla settimana consegniamo 5 postazioni diverse e consegniamo la borsa già pronta. Purtroppo in questo momento qua non ci sono delle alternative per portare acqua dolce per irrigare per gli agricoltori. Io sono stato contattato da un artista, Potrich, in occasione della Biennale di Venezia 2011 e insieme abbiamo deciso di optare per un impianto attaccato a una serra per avere già a disposizione la gorna per recuperare dell'acqua. Abbiamo scelto una serra doppia per poter recuperare l'acqua. Il progetto è interamente dell'artista, ovviamente, insieme col gruppo di studenti che poi sono venuti a montare e a fare tutto il lavoro. Io ho dato la disponibilità per fare l'impianto, la posizione e magari anche dei suggerimenti in opera per quanto riguarda alcuni dati tecnici, diciamo, di esperienza. Qui c'era un tubo che veniva collegato al centro della serra, qui, e passava su questa cisterna, ovviamente in pendenza, in modo che quando pioveva l'acqua che veniva raggruppata tra queste due serre entrava in questa cisterna. Questa qui è, diciamo, il fulcro, il computer centrale. Tra l'altro c'è un software che serviva per avere dati su quante volte veniva riempito, quanti litri, e questa è una cosa che non serviva necessariamente a me, ma per chi poi ci studiava sopra. Se vi dico, in realtà poi è stato usato una volta sola e abbiamo dovuto riempirla noi con acqua perché non c'era giornata, non pioveva e quindi non siamo riusciti a riempirla. Molte volte gli artisti colgono dei punti che magari noi veneziani non riusciamo a capire perché vediamo molto di più le difficoltà, però da un'opera, da una creazione, uno che sta lavorando e vive in isola potrebbe comunque ricavare qualcosa di utile nella via professionale. Well, I caught you in a rabbit terrain, making monkeys out of blue magazines, each clip spinning lighter than your eyes and my insides. Per vivere a Venezia bisogna avere già una sensibilità artistica, perché qui già vivi in una città scomoda, perché qua è difficile tutto, è difficile spostarsi, è difficile fare le spese, è difficile qualsiasi cosa. Fai i tuoi conti e poi scegli, vado via o resto qua. Uno dei motivi per cui i veneziani lasciano Venezia è appunto anche questo, perché vogliono stare più comodi. Perché pensano che il mondo fuori sia tutto più comodo, veloce, moderno. Noi non abbiamo le macchine, noi siamo continuamente faccia a faccia e quindi non possiamo nasconderci. Qua stiamo benissimo,
però devi avere un minimo di sensibilità. Cioè io torno a casa alle 8 di sera e vedo là in fondo la luna che fa il riflesso sull'acqua, cioè sto lì 5 minuti a guardarmela. Se abitassi a Milano non ce l'avrei, io sto qua. Per quei 5 minuti mi sopporto tutte quante i rompimenti di balle. Actions fit the words, growl fiercely at the turtle, tell you something amounting to nothing. I don't need this, I don't need that, I don't think I'm coming back. You don't need ambition, you don't need a degree, all you need is yourself and it's time.